E si parte, si estromette prima del lancio, Black Mamba Samba, conferma della sgambatura poco proficua. Parte bene Born to Run. Al suo esterno Blue Train e Bebop Firm. Quindi a seguire Biagio Chuck SM e Bruno Alves, si ritrae Bebop Firm. Prosegue in testa Born to Run, all'esterno c'è Blue Train. 13,9 per i primi 200 metri. Born to Run e Blue Train affiancati, quindi Bebop Firm. A seguire Biagio Chuck di galoppo insieme a Bruno Alves, quindi Black Mamba Sun. Molto più staccato a Blue Moon. 28,2 i primi 400 metri. Numero 3, Biagio Chuck SM squalificato. Forza ai Numero tempi Blue 4, Train Bruno con Alves 600 metri in 42,3 e si porta a condurre davanti a Born to Run. In terza posizione c'è sempre Born to Run a precedere Black Mamba Sun. E si arriva a metà gara abbastanza svelti in 57,8. Blue Train, Born to Run, Bebop Firm e Black Mamba che si ricongiunge. Ha fatto davvero un numero per essere lì in questo momento. Il primo chilometro viene toccato in 1,12,2. Blue Train. Adesso si affaccia in fuori Bebop Firm, non lo para Born to Run. Black Mamba Sun a seguire invece le mosse di Bebop Firm. Siamo sul finire della curva con Blue Train attaccato da Bebop Firm, seguito come un'ombra da Black Mamba Sun. Quindi Born to Run che adesso non c'ha spazio per correre. Bebop Firm passa in mano su Blue Train e scatta a centropista Black Mamba Sun. I tre in lotta con Blue Train che però è scavalcato dal compagno di scuderia. A centropista c'è sempre Black Mamba Sa di galoppo Blue Train. Ad imporsi allora è Bebop Firm davanti a Black Mamba Sun e a Born to Run. 1,57,7. Si inizia con dei numeri. Bella partenza all'interno di Anastasia Griff, al largo Amira F e Akela Parfem che punta subito dritta con decisione, non dovrebbe avere problemi ad avere strada da Anastasia Griff che non aspettava questo. Per far passare la favorita e sistemarsi nella sua scia, 13-1 il lancio, Akela Parfem leader su Anastasia Griff, Amira F, Anubis, al largo c'è Albaricoque, quindi Ask Me Now e Argocam a chiudere il drappello. Primi 400 metri in 28,2 con Argocam che si fa sotto e si avvicina alla testa della corsa. I primi 100 metri in 42,7. Akela e Albaricoque, quindi Anastasia Griff e Ask Me Now, Amira F, Anubis in coppia. A chiudere il drappello c'è Argocam. Si arriva a metà gara in 57,6 con Akela Parfem bene in mano a Salvatore Cintura. Al largo c'è sempre Albaricoque seguita dalla compagna Scaminau. In terza ruota ci prova Anubis, di dentro Anastasia Griff seguita da Mira F. Primo chilometro in 1,11,6. Di galoppo Albaricoque rientra un po' al volo. Akela Parfem adesso è sotto la minaccia di Anubis. Di dentro c'è Anastasia Griff, Anubis è aggressivo all'esterno di Akela Parfem che imbocca al comando la retta d'arrivo ma attaccata da Anubis. Quindi Anastasia Griff, Amira F senza spazio, ancora Ask Me Now. Testa a testa tra Akela Parfem e Anubis, al paletto di 100 metri Anubis si invola verso il traguardo con Andrea Buzzitta e dà scacco macco alla regina Akela Parfem. Anubis e Andrea Buzzitta a segno, Akela Parfem al secondo posto, a precedere ancora Anastasia Griff. E si parte. Asaf ferma naturalmente il. È il più sollecito, scende in poche battute alla corda. Ha
Al largo si propone subito Attina Risaia, TRGF. Numero 8, Arnica Holz, squalificata. Squalifica per Arnica Holz. In seconda posizione Aga per Rab, che è al largo area YSL. Quindi via via tutti gli altri. 200 metri in 13,3, 400 metri iniziali in 27,6. Con Asaf Ferm che continua a condurre su Aga per Rab. Al largo c'è sempre adesso area YSL. 42,3 per i 100 metri. Prosegue di lena Asaf Ferm. Paolo Caruso non riesce a controllarne gli ardori ed è costretto ad andare via. Non cambia nulla dalle posizioni di retroguardia, prova a farsi avanti anche Arrea Wise. E si arriva sul finire della curva, intanto il mezzo miglio se n'è andato in 57,6. Arrea Wise si accoda definitivamente in schiena ad Asaf Ferm. Primo chilometro in 1,11,6. Avanza bene Anya Rich che ha scavalcato tutto il gruppetto. Squalificata. Arriva la squalifica anche per Ardea Wise. Prende vantaggio Asaf Ferm all'ingresso addirittura. In seconda posizione c'è sempre Ardea Wise minacciata dal numero 10 di Anya Rich. E siamo ai 200 conclusivi con Asaf Ferm che sembra essere padrone della situazione. Si avvicina a Area Wise, ma il gap non è facilmente recuperabile. E va a segno Asaf Ferm e Paolo Caruso davanti ad Area Wise. Quindi Anya Rich e Ion Rab. Però va verificata l'andatura di Asaf Ferm negli ultimi 50 metri. Si va sotto uvaggio e così la prima fila è ben allineata. Parte comodo Turner AS così come Vincent AMG. E si stacca con Vernale LL che è il più sollecito. Fa valere la posizione all'interno di uvaggio e di Ryan GV che sistema terzo davanti a Cin Cin. All'esterno Union OP. Primi 200 metri in 14. Vernale RL è leader davanti a Uvaggio, quindi Ryan GV a largo Union OP, quindi ancora Cin Cin. Primi 400 metri in 29,2 di galoppo Union OP sulla curva. Vernale continua a condurre così. Andrea Buzzitta prova a prendere in mano, fermare più che numero può. Numero 11 Union OP squalificato. E si prosegue in fila indiana, capeggiata da Vernale, davanti a Uvaggio, Ryan GV. In quarta posizione c'è sempre Cin Cin, quindi il 10 di Steve McQueen. Prova a farsi sotto adesso Varano Jet, nel frattempo gli 800 metri si sono andati in un veloce 59,7. Varano Jet con un bello spunto si trova ai fianchi di Vernale RL sulla penultima curva dove il primo chilometro viene passato in 1,15,3. Varano attacca a fondo Vernale, la sua scia è presa da Ryan GV, di dentro c'è sempre Uvaggio, quindi Cin Cin e Steve McQueen Treb. Parziale ancora veloce in 15 e siamo sulla retta di fronte con Vernale e Varano alle prese. Uvaggio acquattato dietro i due. In seconda paria c'è sempre Ryan GV a largo, seguito da Steve McQueen e di dentro Cin Cin. Siamo a metà dell'addirittura. Posizioni che non cambiano, si va per pariglie. E ci si avvicina nel frattempo al miglio, con Vernale sempre leader, con a largo Varano Jet. Il miglio viene toccato in 1,59,5. Abbozza la terza ruota adesso Ryan GV. Al largo di Varano Jet, Vernale sembra abbastanza comodo davanti, senza spazio Uvaggio, che ora prova a mettere la testa in fuori sul calo di Varano Jet. E si entra addirittura arrivo con Uvaggio che attacca Vernale e sembra poterne avere la meglio in poche battute. Ryan GV fa fatica a ingambarsi, avanza bene al largo di tutti anche Vincent MG e Steve McQueen Treb.
passa netto Vaggio, arrivano forte Steve McQueen e ancora più a largo Vincent MG. Uvaggio ha preso vantaggio, a quanto pare decisivo, dall'interno si libera bene anche il numero 8 di Ubaidoc, è sul palo, è Ubaidoc a grande quota, Antonino Pecoraro Junior stampa Uvaggio. Scatta bene invece Zonko di Gifalco all'esterno di tutti, che in poche battute scende alla corda. Zonko di Gifalco leader su Vile Libbe che scavalca Sacro Jet. A largo è rimasta il numero 4 di Tundrast. Primi 200 metri in 13 spaccati. Tundras resta all'esterno di Vele Libbe, di dentro 10, invece Ungaretti Horse squalificato. C'è il numero 1 di Sacro Jet. Arriva la squalifica per Ungaretti Horse che galoppa a lungo 26,8 ai primi 400 metri. Continua numero a condurre 9, Zocco di Girifalco. Squalificato. Arriva anche la squalifica per il galoppante Very Windy. I primi 100 metri vengono percorsi in 41,7 con Zocco di Girifalco che l'ha presa molto allegra. Vire Lippe che non è, che lo segue da molto vicino davanti a Sacro Jet, a largo c'è sempre Tundras, di dentro VSIS che c'ha a largo il numero 5 di Vis di Girifalco, 57,6 a metà gara, prova la terza ruota, Vis di Girifalco al palo lontano per scavalcare Tundras che sembrerebbe essere in calo, ma Vis di Girifalco fa fatica nell'operazione, primo chilometro in 1:12,3. Zonk di Girifalco sembra bene in mano ad Andrea Buzitta, Vile Libbe c'ha la destra libera e mette la testa in fuori e si porta ai fianchi di Zonk di Girifalco, guadagna per linee interne Sacro Jet che sembra molto pimpante, quindi Vista di Girifalco che ripiega in quarta posizione. Si entra in arrivo con Zonk di Girifalco attaccato da Vile Libbe, quindi Sacro Jet, Vista di Girifalco e ancora Zoraida Fonte a centropista. Vile Libbe si avvicina a Zonk di Girifalco, lo apparia ai 150 finali al paletto biancorosso, mette la testa davanti e passa l'avversario al suo inseguimento Sacro Jet, ma Vile Libbe ha fatto bene i conti e si impone a Sacro Jet, Zonk di Girifalco e Zoraida Font. E si va così con Born Boss e Bionda De Gleris che sono i più veloci. Va davanti Bionda De Gleris, Born Boss segue in seconda posizione davanti a Borgo Gall, quindi Belfagor Fi. I primi 200 metri sono passati in 13,6. Trova subito l'area Borgo Gall che si presenta su Bionda De Gleris. A largo anche Baron Ferm che ha in terza ruota Bebe Paz. Ballena Egral resta staccata per errore. Primi 400 metri in 28,5. Arriva numero 5, la Baron squalifica Ferm, per Baron Ferm di galoppo sulla prima curva. Borgo Gall prosegue la marcia in avanti una volta che ha scavalcato Bionda De Gleris e i 600 metri sono passati in 44 spaccati. Avanza decisa adesso Bloody Mary Bar e si porta all'attacco dei primi. Si arriva al mezzo miglio con Borgo Gall leader numero in un 6, minuto Bebe appena Bebe abbondante. Paz, squalificata. Galoppa anche Bebe Paz che finisce a tabellone e Borgo Gall prosegue la sua marcia in avanti seguito da Bionda De Gleris e Bloody Mary Bar. Primo chilometro in 1,16. A seguire Belfagor Fi che ha largo Bulan Run. Siamo sul finire, siamo a metà curva. Perde contatto Bionda De Gleris da Borgo Gall che comincia a allungare. Bloody Mary Bar è sempre lì, braccia e frusta Salvatore Cintura che scende secondo in corda. Senza spazio Belfagor Fi, a centropista avanza anche il numero 7 di Bulan Run. Borgo Gall almeno 5 lunghezze di vantaggio dagli avversari, si riprende lungo i paletti Bionda De Gleris, non va molto avanti Bloody Mary Bar, scatta bene anche Bulan Run, a centropista anche Belfagor Fi,
Beh, Borgogal senza nessun problema va a imporsi a Bionda De Gleris, quindi Bulan Run e Belfa Gorfì. Unico P prova il lancio veloce dall'interno, dalla sua posizione, viene scavalcato da Wilson Ruggero, di galoppo anche Ultimatum Indal. Lotta con Zarafa che prova a prendere la testa su USA di Ruggero, a largo resta Smerillo Jet, passa Zarafa e si presenta numero 1, Unico P squalificato. Arriva il galoppo di Unico P che va a tabellone. Zarafa viene attaccata adesso da Smerillo Jet, che prova a passare in avanti. Dopo 450 metri passa in testa Smerillo Jet, in terza posizione resta USA di Ruggero, avanza subito il numero 13 di Timas, nel frattempo 600 metri velocissimi. Siamo sulla retta di fronte con Timas che avvicina Smerillo Jet, seconda la corda Zarafa che allargo USA, che allargo una Bon di VM, di dentro USA di Ruggero, la scia di una Bon è presa da Ottavio DL, di dentro c'è anche Unios senza spazio. 56 scarsi a metà gara, direi proprio che si vola con Smerillo Jet messo sotto pressione da Timas, adesso viene stappato da Rosolino lo giudice, prova la terza ruota al chilometro una Bon di M, chilometro che se n'è andato sul piede dell'1:12:03. Smerillo continua a condurre, di dentro c'è Zarafa senza spazio, prova a farsi avanti anche dalle retrovie Ottavio DL. Sono un po' tutti frusta addosso con Smerillo Jet che prova la difesa lungo i paletti dall'attaccante Timas, la più incisiva sembrerebbe invece una Bon di VM seguita da Ottavio DL. Smerillo Jet viene acciuffata da una Bon di VM ai 200 finali e tende a passare, una Bon effetto e sorpasso su Smerillo DL, ma all'esterno di tutti avanza come un falco Ottavio DL con allargo, ancora più allargo Unios, è sul palo, è Ottavio DL, Michele Adriano la porta ad andare a segno davanti a Unios e al numero il numero 9 di Urania B, filtrata per vie interne.